Buongiorno e bentornati su Gaming Galaxy. Ah, nuovo video. Ma stavolta parlo a ruota libera perché stavolta ci sta proprio lo sfogo con i dev della Crytek. Di solito lo faccio nei miei video, qualche commento, faccio sempre trapelare le mie emozioni, perplessità e incazzature. Ma stavolta un video apposito ci stava proprio. La cagata fuori dal vaso è troppo grossa per stare zitto. Ora so di non essere un pro di questo videogame, non lo sono mai stato, mi sono sparato 400 ore su questo videogioco e non sono molti a confronto della gente con cui di solito vado a caccia, ma seguo il gioco da quando è andato online il primo giorno e dal primo giorno ho visto la Crytek fallire malamente ad ogni maledetta patch. Molte volte spettacolarmente, come la patch 1.0, altre volte molto meno, tappando i buchi prima di mandare in mare aperto la nave. Ma stavolta esageriamo alla grande. La quarantena fa male e già lo si vede quando Crytek decide dopo 3 settimane di lag pesantissimi di fare finalmente la manutenzione. Ma la patch 1.3 è l'ennesima presa per il culo a tutti quei player che hanno dedicato ore e ore su questo titolo. Non tutta la patch è pessima, sia ben chiaro, ma la presa per il culo e l'azione da gambero fatta da Crytek è palese. È uscito il gioco su PS4, che ha enormi problemi, soprattutto per quanto riguarda sparo e movimento, e loro che fanno, al posto di risolverli, seguono i piagnistei della community, giovane e inesperta di questi ultimi, per estrarre dal cappello l'ennesima impennata di buff alle armi di early game. Non incolpo ovviamente la community di PS4 di ciò, è giusto che ci si lamenti di cose che non ci stanno bene, soprattutto su questo videogioco. Non dico che non ci stava, ma pensare con la propria testa sarebbe decisamente meglio, vero Crytek? Mi spiego meglio. Il gioco è basato sui livelli, sull'equip sbloccato e comprato con sudore e dollari e alla propria skill. Io, che ho una skill pessima e che mi piace giocare con armi come Mozzie o Lebel, con cui ogni tanto ci prendo e qualche kill me la porta a casa, mi ritrovo a dover buttare tutto nel cesso. Tutto perché loro devono buffare le armi che ti regalano con i free hunter. Questa patch infatti prevede, senza magari volere, anche se escludo questa possibilità, dei buff assurdi a tutto ciò che ci viene regalato con i free hunter o che viene utilizzato all'inizio della propria carriera su Hunt per imparare a giocare. Il primo buff riguarda le compact ammo, che vengono ovviamente utilizzate sulla maggior parte delle armi base, le pistoline, o entry level, chiamatele come volete, o comunque tutte le armi con un basso costo. Buff è veramente importantissimo tra le altre, in quanto non solo viene aumentato il danno provocato, ma viene anche aumentata la gittata di queste ultime, vanificando in buona parte gli altri tipi di munizioni, in primis quelle lunghe, che sulla distanza dovrebbero farla da padrone. Come se non bastasse, oltre a questo buff, si aggiunge la beffa. Beffa di dare un tratto praticamente speciale a un'arma praticamente inutile, il Winfield, che dovrebbe essere l'arma utilizzata per imparare a sparare e per farmare i mob. Gli viene regalato il Fanning. Ora, per chi non è esperto e magari è iniziato da poco, faccio un piccolo recap. Quasi un anno fa la Crytek ha fatto con la patch 1.0 questo tipo di modifiche, buffando malamente il Winfield, con il risultato di perdere una buona parte dei giocatori e di rendere il meta del gioco a senso unico. Si era arrivati infatti, da percentuale dette da loro, a circa l'80% di utilizzo del Winfield su ogni cacciatore. Questo significa che in una partita di 10 giocatori, 8 lo usavano. Patch poi corretta, corretta e corretta fino ad arrivare oggi con un buon bilanciamento. Infatti oggi in partita si trovano più o meno un po' tutte le armi, anche se in realtà gli shotgun sono leggermente sbilanciati, soprattutto il Romero lungo. Ma comunque è una patch con un bilanciamento quasi ottimale. Bene, voi capite che dopo 2 anni in cui buttano roba e sistemano i bilanciamenti, ritornare al ritroso, peggiorando ovviamente una patch già vista, fa incazzare parecchio. Cosa mi fa pensare di questi dev quindi? Che non ne capiscono un cazzo di quello che stanno facendo. Ormai è palese. Il gioco non carica mob e player sopra gli 80 metri in game.
ok? Quindi sopra gli 80 metri fate molta fatica, a meno che non abbiate un mirino telescopico, a vedere i mob e i player. Il 90% degli scontri avviene all'interno di solito dei 100 metri di distanza. Parlo di player versus player, eh. Il gioco non valorizza, già di base, le armi che superano i 100 metri di range. Ok? Con questa patch le armi di livello alto, quindi Mosi, Nitro, le belle e chi ne ha più ne metta, non servono più a un cazzo. Perché mai infatti devo spendere $300 o anche 1000 per un'arma che ha un DPS inferiore a una che ne costa 40. E con DPS intendo realmente il DPS. Perché devo sbattermi ad usare un'arma con 10 colpi in canna? Anzi, 5 colpi in canna e 10 in totale, quando posso girare con un'arma che ha 40 colpi e 15 in canna? Perché devo usare un'arma che impiega 5 secondi a ricaricare un proiettile, quando posso spammare 15 colpi in meno di 10 secondi? E mi fanno tutti lo stesso danno. A nulla. E quindi, tutti con Winfield e Nagant d'ora in avanti. 40 colpi, 15 in canna e via di spam come era un anno fa. E se volete usare uno shotgun, è inutile uguale. Perché con la stessa arma e un tratto stupido, potete essere più efficaci avendo più colpi e il fanning a disposizione, con una gittata nettamente migliore. Ma allora, e qua mi rivolgo direttamente ai dev della Crytek, con tutta la buona volontà che possa avere nel portare video su YouTube, spiegare e fare guide, credere in questo titolo, sai che ti dico? Andatevene a fanculo. Smettete di seguire piagnistei di una community che non ne capisce un cazzo e pensate con i vostri cervelli, al posto di mettere le skin degli altri con i capezzoli di fuori e stravolgere un gioco che finalmente aveva trovato un buon equilibrio. Dev, avete rotto il cazzo, seriamente, avete buttato via un gioco, o meglio, con questa nuova patch state buttando via di nuovo questo titolo. È questa la verità dei fatti, almeno per me. Bene, credo di essermi sfogato abbastanza, cosa ne pensate? Fatemi sapere anche voi, per favore, di quello che ne pensate della 1.3. Vi ho già portato il video con la patch note. Questo è un video di sfogo, perché Winfield it's over 9000 è palese. Fatemi sapere la vostra, perché io oramai ci rinuncio a capire i dev, se non a mandandoli a fanculo. Ci rinuncio a capire il perché facciano patch di questo genere, se non per seguire la community che piange. E niente, fatemi sapere voi la vostra. E ci rivediamo col prossimo titolo e magari col prossimo video. Ciao a tutti!